al primo aperitivo del ciclo aspettando. Ok, ci siamo. Benvenuti al primo aperitivo scientifico aspettando la notte europea dei ricercatori. Vi presento subito Elda Rossi, che è un po' la coordinatrice di tutto questo progetto, che racconterà un po' in che cosa consiste l'evento di stasera e i prossimi delle prossime settimane. Grazie, buonasera a tutti. Dunque, innanzitutto questo è il primo degli aperitivi scientifici che ci condurranno alla notte dei ricercatori. La notte dei ricercatori sarà esattamente fra un mese, quindi il 27 di settembre, un evento che si svolge in tutta Europa, è sponsorizzato dalla Comunità Europea e ha il duplice scopo di raccontare a tutto il mondo, a tutta la popolazione, quanto è bello fare i ricercatori e quanto è utile fare i ricercatori per la società normale, e anche quello di avvicinare l'Europa a tutto la popolazione. Quindi la Comunità Europea sponsorizza questa giornata, e in particolare finanziando dei progetti. Noi abbiamo uno di questi progetti, si chiama Society, che è quello che vedete qui. Stiamo organizzando quindi questa notte, che si svolgerà in via Zamboni il venerdì 27, e in attesa della notte abbiamo organizzato una serie di eventi, tra cui questo è il primo degli aperitivi. Poi ci sono altri eventi che potrete vedere fuori. Abbiamo messo un elenco di tutti gli aperitivi, e sul sito cercate Society Bologna, trovate il sito e trovate tutti gli eventi. Che altro dire? Direi che io non dico più niente, quindi vi lascio direttamente nelle mani dei nostri ospiti. Grazie. Allora, prima di partire lancio il video teaser che fa un po' da sigla introduttiva all'evento di oggi. Di nuovo buonasera a tutti. Come sapete, l'aperitivo di stasera è rivolto a un tema che è quello della citizen science, quindi la scienza aperta, la scienza fatta anche dai cittadini, o meglio con i cittadini, e questo è il tema che ci accompagnerà nella prossima oretta di chiacchierata con i nostri tre relatori, o meglio le nostre tre relatrici, che sono, ve le presento subito, a partire dalla mia destra, Marta Meschini, che è una studentessa di dottorato presso il Citizen Science Lab dell'Università di Bologna, e in particolare fa parte di un gruppo di ricerca che si occupa di scienza e di biologia marina. Poi la professoressa Silvana Di Sabatino dell'Università di Bologna, che fa parte del Dipartimento di Fisica e Astronomia e svolge ricerche nell'ambito della fisica dell'atmosfera, della dinamica del trasporto, quindi clima e meteorologia anche applicata agli ambienti urbani. E infine Maria Cristina Facchini, che è direttrice dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, ISAC, forse l'avete sentito chiamare in questo modo, che fa parte del CNR, quindi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sempre qui a Bologna, e si occupa di processi chimici e fisici legati all'inquinamento dell'aria, quindi poi anche al cambiamento climatico e a tutti questi, diciamo, trend evolutivi del clima.
Di cosa parliamo stasera? Vi dicevo, scienza fatta dai cittadini, che però vogliamo provare ad affrontare da diversi punti di vista, non solo perché le nostre relatrici affrontano questo tema professionalmente da diversi angoli, chi dal punto di vista marino, chi dal punto di vista del clima e della meteorologia, ma anche perché non vogliamo limitarci a raccontare quello che fanno, i loro progetti, che sicuramente saranno protagonisti della nostra chiacchierata, ma proveremo ad ampliare anche un po' il discorso per capire qual è il senso di questo trend, questa scienza fatta dai cittadini che ormai ha diversi decenni di storia e che sta evolvendo anche grazie alle nuove tecnologie, soprattutto perché si inserisce all'interno dell'evoluzione del rapporto tra scienza e cittadini, che come sappiamo è un tema fondamentale perché poi in questo consiste la restituzione delle ricerche che vengono fatte in ambiente accademico nei confronti di tutta la società. Non mi dilungo oltre, quindi parto subito e vorrei coinvolgere Maria Cristina. Ci diamo del tu, giusto perché siamo a un aperitivo e quindi anche l'ambiente è un po' meno informale. E vorrei partire proprio dal concetto di citizen science, provando a fare qualche passo indietro, quindi come nasce questo filone di ricerca, con quali obiettivi è nato e come è evoluto nel corso di questi ultimi anni? Nasce un termine abbastanza recente, tutto sommato, è stato coniato intorno alla metà degli anni 90 e proprio per coniugare con queste due parole i cittadini e la scienza. E chi appunto fa ricerca scientifica ha avuto un'evoluzione profonda nel corso di questi decenni e però trova la sua storia, la sua origine molto indietro negli anni. Ho trovato qualche esempio così in letteratura, servendomi anche di portali ormai attrezzatissimi ed evolutissimi. Una delle prime esperienze che si può ricondurre al concetto di citizen science è di una società ornitologica americana agli inizi del Novecento, che aveva costituito una Christmas Bird Account, una conta degli uccelli, dove tutta una serie di partecipanti a questa società appunto facevano questo esercizio ogni Natale. Questo è un esempio un po' antico e ce ne sarebbero molti altri, sicuramente cercando nella letteratura un po' bizzarra, che però ci richiama anche un po' l'idea di come le scienze, per esempio la zoologia, la biologia così descrittive, attaccate alla collaborazione e alla classificazione, hanno molto bisogno di tante osservazioni per diventare diciamo conoscitive, quindi ovviamente si è evoluta in maniera molto naturale. Poi ho un esempio dietro me, questi sono 30 anni fa, quindi quando non era ancora stato coniato il termine citizen science, è un esperimento che ha fatto il CNR coinvolgendo nella regione Lazio una serie di scuole medie a fare una misura che in quegli anni era cruciale per l'ambiente, che era il pH, l'acidità delle piogge. L'acidità delle precipitazioni era un problema grande dovuto alle emissioni di zolfo in atmosfera, che è stato enormemente ridotto e fortunatamente capito nel corso di quegli anni, e su questo esperimento semplicissimo con un collettore di pioggia dato a dei ragazzi delle scuole medie, delle cartine di indicatore di pH, era un modo per coinvolgere 30 anni fa, quindi è veramente qualcosa di significativo, gli studenti, con una valenza che adesso quasi ci sembra ovvia, ma allora vi assicuro che non lo era affatto. Che altro dire? Io mi sono segnata diversi esempi, non voglio dilungarmi troppo. Volevo dire che il concetto di citizen science è riconosciuto dall'Accademia non da molti anni.
intorno al 2010-2014 sono apparse le prime pubblicazioni, le prime prese di posizione. È entrato a far parte del dizionario di lingua inglese come termine coniato come nuova parola nel 2014, con una definizione un po' stretta che poi negli anni si è andata evolvendo immediatamente. E per finire la tua domanda, dove è andata a finire? È andata a finire in una coniugazione importante, si collega a tutto il mondo dei big data, che è stata quella di usare la grande capacità osservativa del mondo tecnologico moderno, inclusi anche i cellulari. Spero con questo di aver così fatto una carrellata. Quindi una leggera storia che dura decenni, ma che ha avuto un po' un'accelerazione. Che ha avuto un'accelerazione sicuramente. Allora vorrei chiedere a Silvana di provare a raccontare un po' l'ultimo passo, quindi l'oggi, l'attuale della citizen science a livello di obiettivi e a livello di impatti che questo approccio può avere poi sia a livello accademico sia a livello sociale. Grazie. L'oggi, non so se sentite, ok? L'oggi è quello che vediamo attraverso il nostro percorso scientifico e i finanziamenti che riusciamo ad ottenere anche per portare avanti i nostri progetti di ricerca. L'oggi è un grosso cambiamento rispetto al passato, in cui per quanto concerne i temi ambientali c'è un bisogno di una collaborazione stretta con la società in cui gli scienziati intervengono. Quindi rispetto al passato, in cui c'era uno scollamento tra la ricerca accademica e, sebbene l'ambiente studiato fosse quello che riguarda poi tutti noi, ora c'è un cambio di tendenza. Tanto per dire, non otteniamo un finanziamento per i nostri progetti scientifici se non c'è un coinvolgimento della cittadinanza a tutti, in tutte le sue componenti, quindi la cittadinanza che non è solo il singolo cittadino, ma può essere uno stakeholder, quindi un holder di interessi, eccetera. Ma per andare nello specifico, e durante questa chiacchierata avrò modo di parlare del progetto in cui la citizen science entra effettivamente in maniera preponderante e ha cambiato anche noi ricercatori proprio nel modo di approcciarci alle nostre ricerche. Cercherò di spiegarvi in che termini più tardi, ma ora vorrei fissare solo qualche elemento, e che è riassunto in questa slide che vedete, e cioè innanzitutto che, come diceva Cristina, nel momento in cui c'è bisogno di una raccolta di una grande mole di dati, è utile che i cittadini ne facciano parte, che la società contribuisca ad essa. Ma perché questo? Perché possiamo ottenere un altro scopo, che è quello di avere una società più educata, più consapevole di quelli che sono i cambiamenti che riguardano il clima, quindi che riguardano anche i nostri comportamenti legati per esempio all'inquinamento. L'inquinamento per esempio atmosferico non è solo quello che viene trasportato dalle grandi masse d'aria, quindi quelle transnazionali, ma sono anche quelle che noi produciamo localmente, quindi come cambiare i nostri comportamenti, eccetera. Noi all'interno del progetto Escape, di cui vi parlerò fra un attimo, abbiamo realizzato un Living Lab, poi ve ne parlerò anche di questo, che è costituito nel proprio ingaggiare i cittadini per poter fare delle misure. Quindi in sintesi direi che ci sono dei metodi, chi si occupa di sociologia, di queste scienze in maniera più consapevole, più propria rispetto a chi come noi si occupa di hard science, cioè io sono un fisico, Cristina è un chimico, e quindi per noi queste sono materie difficili, quindi ci appoggiamo anche ai nostri colleghi scienziati sociologi che ci aiutano a mettere in pratica le tecniche di engagement di cui poi vi parlerò.
E ora... Ok, quindi abbiamo fatto un po' una panoramica storica e degli obiettivi, cominciamo a scendere un pochino più nel dettaglio di quali sono i progetti. Prima di raccontare alcuni progetti specificamente, proviamo a capire quali sono i filoni di ricerca nei quali la citizen science trova più naturalmente applicazioni. Quindi vorrei coinvolgere di nuovo Maria Cristina. Dove la citizen science oggi si può trovare o si può applicare? Allora, tanto qui nelle scienze di ambiente e del clima, perché sono una sede naturale di interesse sociale da sempre e sono vicine alla sensibilità della cittadinanza e sono vicine alle nuove generazioni. Queste quattro foto sono esempi di progetti di nuove generazioni fatti in campi diversi e che vanno, adesso non doveva essere un esempio significativo, volevo catturare l'attenzione sulle nuove generazioni perché hanno avuto una valenza, ne abbiamo esempi davanti molto noti, sicuramente fondamentale in questo cambio di marcia che ha avuto la citizen science e a come noi ci siamo sensibilizzati. Io faccio, non so se per fortuna o per sfortuna, ricerca in campo ambientale da tantissimi anni e mi ricordo degli approcci un po', diciamo così, distaccati rispetto alla comunicazione e al coinvolgimento nei nostri campi, che sono molto molto lontani adesso. E quindi esempi ce ne sono tantissimo. C'è un progetto, io ho trovato questo, dell'Unione Europea, che si chiama Socientize, c'è un bellissimo portale e dentro ci sono molti esempi, lo potete andare a vedere, delle nuove delle ricerche, in che campi sono le ricerche di citizen science. Mi interessano due aspetti in questo momento da mettere in evidenza, i numeri spaventosi, nel senso che per esempio partendo dai soliti, se volete, non è la stessa società, ma un esempio sempre per collegarmi a prima, dell'ornitologia più moderno, adesso c'è questa Cornell Lab of Ornithology che attualmente ha 80.000 membri, 200.000 partecipanti ai progetti di citizen science e 12 milioni di appassionati coinvolti. Allora capite che questi diventano i grandi numeri appunto a cui gli scienziati hanno sperato. Ma ci sono anche cose nel campo, per esempio, del calcolo. Mi è venuto in mente, perché ne avevo sentito il coinvolgimento, di questi programmi ETOM che sono una condivisione di risorse di calcolo del proprio computer a casa per aumentare la capacità di calcolo di chi ha bisogno di tale capacità di calcolo. O ancora l'esempio astronomico, che è un esempio di appassionati sfegatati e che quindi ha raccolto, c'è un portale web di astronomia che si chiama Zoo Universe e ha raccolto al proprio interno degli esempi, per esempio, di chi ha documentato immagini lunari particolareggiate permettendo sicuramente approfondimenti, o ancora di oggetti celesti come meteoriti, eccetera. Senza andare nel dettaglio, la tipologia ormai spazia ovunque, dall'ambito medico, ambito anche sociologico e comportamentale, per esempio di interesse della semantica anche, dove appunto si fanno esperimenti per esempio sulla percezione che i cittadini, la società ha delle parole e di quanto e come queste sono percepite. Quindi un mondo molto vario, vi invito, a se vi interessa, a guardare un po' questi portali che ho citato, perché credo
E semmai anche a partecipare a qualcuno di questi quando sì, aperti. Beh, molto bella la prima suggestione del fatto che si può partecipare a qualunque età, quindi anche sì, da giovanissimi sì. E poi la esatto. Varietà dei progetti a seconda varietà degli interessi. Varietà ed età, sì. E allora vorrei coinvolgere Marta per provare a raccontare come avviene poi grazie. Nella pratica la partecipazione a questi grazie. Progetti, cioè al di là del fatto che si sia individuato il filone mm-hmm. preferito e si voglia in qualche modo dare una mano, come poi nella pratica dobbiamo immaginarci il rapporto tra il cittadino partecipante e il gruppo di ricerca. Perfetto, sì, allora io vi racconto un po' quello che il nostro gruppo di ricerca, quindi quello del Marine Science Group, fa dal 99. Quindi noi ci avvaliamo di questo metodo che è definito ricreativo, cioè la scienza dei cittadini ricreativa. E questo va a intendere che noi non vogliamo andare a cambiare il comportamento normale delle persone nel momento in cui svolgono un'attività ricreativa. Nel nostro caso, poi, essendo diciamo del settore più marino, andiamo poi a coinvolgere quelli che sono i frequentatori del mare. Dal 99 utilizziamo questo metodo. Volevo farvi vedere un attimo quello che noi intendiamo per metodo ricreativo. Sulla sinistra, non so, c'è qualche subacqueo appassionato di mare in sala? Puoi usare il puntatore. Okay. Abbiamo un appassionato. Perfetto. Comunque, sono due profili messi a confronto. Sulla sinistra vedete che è un profilo molto lineare ed è quello più simile, grazie, ad un lavoro, quindi a quello che potrebbe fare un biologo marino a cui viene affidato un lavoro, sta a una stessa profondità, utilizza anche degli strumenti, dopodiché risale dopo aver raccolto i suoi dati. Quello che invece è il nostro approccio è appunto il non variare l'attività ricreativa delle persone. In questo caso, solitamente, se uno va a fare un'immersione, segue un profilo che va da un punto più profondo all'inizio dell'immersione per poi risalire lungo la roccia, lungo le rocce che ci sono, dipende dal fondale, per poi salire in superficie. Questo ci porta davanti ad alcune domande. Per esempio, abbiamo un protocollo, quindi seguiamo protocolli che sono diversi tra l'approccio tradizionale e quello ricreativo. Nel tradizionale, appunto, è esattamente descritta il tempo di immersione, il profilo che dobbiamo seguire, cosa dobbiamo guardare. Nel ricreativo c'è sempre un protocollo di campionamento che però è più moderato. Per quanto riguarda il numero di volontari, nell'approccio tradizionale spesso può esserci una perdita di interesse per i grandi numeri di persone, cioè abbiamo poche persone formate che svolgono queste attività. Per quanto riguarda l'approccio ricreativo, invece, riusciamo a raccogliere un bacino più ampio perché non andiamo a modificare un comportamento ricreativo. Arriviamo quindi alla robustezza dei dati. A parità verrà, insomma, naturale la domanda del dire: ok, molto carino raccogliere centinaia, migliaia di volontari, però la robustezza dei dati qual è? Qui vediamo che c'è una robustezza, sembra più alta nel metodo tradizionale. Dopo andremo a parlare anche della robustezza invece dei dati che noi abbiamo analizzato, dei dati raccolti dai volontari con il metodo ricreativo. Qui, per farvi vedere, quindi arrivando alla domanda, il metodo di coinvolgimento che abbiamo utilizzato, vedete sulla sinistra il primo progetto dal 99 al 2001 era riguardo i cavallucci marini, dopo ve lo andrò più nel dettaglio, con una semplice scheda. Dopodiché, dal 2002 ad oggi, siamo andati a studiare una scheda un pochino più elaborata che vi descriverò nel dettaglio. In generale, quello che per noi è fondamentale è avere una scheda che si rivolga a chiunque può partecipare, e per questo le specie che noi andiamo a sondare, di cui vogliamo sondare la presenza o meno, devono essere o già conosciute oppure di facile riconoscimento. Come vedete, per esempio, per questo pesce, che si riconosce, insomma, resta impresso se uno lo vede sott'acqua, oppure per i colori, come la bacchetta di mare. In generale, quello che ci permette il sistema, diciamo, che abbiamo studiato per riuscire a coinvolgere poi effettivamente migliaia di persone, è questo, che noi chiamiamo un po' piramidale, perché partiamo dal gruppo di ricerca attraverso i partner del progetto,
andiamo a raggiungere migliaia di professionisti. È di fondamentale importanza che questi professionisti siano del settore di interesse dello studio, quindi in questo caso possono essere tour operator, centri di immersione, eccetera. In questo modo riusciamo con questo fondamentalmente lavoro di squadra a creare una rete capillare che va a coinvolgere migliaia di volontari nel progetto. Ecco, abbiamo visto un sacco di lati positivi di questo tipo di approccio, sia per coinvolgimento, sfruttando immagino anche un po' il fascino delle immersioni del mare in questo caso, ma provando a fare un po', diciamo, gli avvocati del diavolo, con Maria Cristina vorrei provare a porre una domanda un po' diversa, cioè questo approccio ha delle difficoltà, dei problemi che bene o male ci si trova a dover affrontare, e se sì, quali? Allora, ci sono i problemi, c'è lo scetticismo che è una cosa, i problemi reali sono un'altra. Ha affrontato benissimo già il tema, per esempio, della robustezza dei dati. Io parlavo più in generale dell'attendibilità del dato, è stato un po' criticato in letteratura questo aspetto. E anche a fronte del fatto che si sono sicuramente migliorate le metodologie computazionali, quelle statistiche con cui viene scelto per esempio il tipo di scheda che serve per documentare l'osservazione, questo è un punto molto importante, quindi circoscrivere un po', aiutare appunto l'osservazione ad essere attendibile e omogenea con le altre, che non è banali, e non mi dilungo su questa cosa, ma questa cosa è collegata immediatamente ad un altro punto, che è quello del reclutamento, cioè come facciamo a reclutare le persone, il metodo diciamo piramidale, che parte quindi dal gruppo di ricerca, concettualmente si fa questo, poi si estende ad un ampio margine di professionisti, ovviamente quanto più esteso, se ben scelto e ben guidato, tanto è più significativo. Dal punto di vista statistico può essere anche più complesso da maneggiare, quindi pro e contro, sto dicendo delle cose molto generali, sicuramente la mia collega ha un'esperienza assolutamente più sul campo. Il messaggio positivo, il messaggio che emerge è anche che è anche ci sono quello, difficoltà che e infine, stanno, però. E infine un altro problema che è venuto fuori è quello della proprietà intellettuale, perché dicevo prima, gli scienziati delle volte sono un po' gelosetti dei, non sono tanto dei dati quanto ovviamente dell'elaborazione che si dà a questo dato e della significanza così intellettuale dell'idea finale che porta ad una pubblicazione. Quindi come ci si confronta con questo tema? I cittadini vanno ringraziati o vanno coinvolti, o entrambi vanno coinvolti, ce ne siamo convinti, sul fatto della co-leadership o co-authorship nei lavori scientifici c'è un po' di discussione, tanto per citare qualcuno dei problemi. Certo, allora direi che possiamo provare a reimmergerci sott'acqua per andare un po' a esplorare quelli che sono poi i progetti pratici. Un pochino abbiamo già visto le schede, però insomma raccontaci un po' che cosa avete fatto, quali sono gli obiettivi e poi anche quali risultati sono saltati fuori alla fine. Benissimo, allora cercherò di essere breve, se mi dilungo troppo stoppatemi. Okay. Allora, come vi anticipavo prima, questo è stato il primo progetto che abbiamo svolto nel Mar Mediterraneo, volevo andare un po' a sondare la presenza delle due specie di cavalluccio marino che sono presenti nel Mediterraneo. Volevamo mettere questa slide per fare un po' vedere effettivamente poi qual è l'impatto del progetto, perché in termini di numeri dal 99 al 2001 abbiamo coinvolto più di 2500 volontari raccogliendo quasi 9000 questionari. Sotto vedete le ore di immersione relative a questo sforzo che è stato fatto dai cittadini in maniera volontaria e ricreativa. Questo per far pensare, se questo lavoro l'avesse dovuto fare un ricercatore ci avrebbe impiegato dei decenni e con tutti i problemi del caso di finanziamenti eccetera. Brevemente vi illustro anche quelli che sono stati i risultati di questo progetto. Si è visto che la distribuzione del cavalluccio è sembrata essere più abbondante nel nord Adriatico e nella parte centrale del Tirreno, quindi nella zona della Campania.
Qui si è andato a vedere anche un po' la distribuzione, quindi si è visto che in presenza della posidonia oceanica, che è questa pianta che sembra un'alga, una foglia allungata, era più presente il cavalluccio e che probabilmente seguiva una distribuzione in base ai posti che erano più degradati, quindi dove questa pianta magari soffriva di più una serie di impatti, il cavalluccio stesso ci indicava una diminuzione della sua presenza. Passando al progetto successivo che si è svolto tra il 2002 e il 2005, che è Sub per l'ambiente ed è il predecessore dell'attuale, che poi vi dirò, vedete i numeri lì, qui sono ancora, perlomeno per noi, sono stati molto più importanti, non molto più importanti, ma semplicemente un impatto molto importante, perché vedete abbiamo raccolto 18.700 questionari, è stato uno sforzo incredibile che ci ha permesso di avere poi la validazione anche del metodo con una pubblicazione scientifica su una rivista che vedete qui in alto, e come risultato fondamentalmente ci ha indicato che andando da nord verso sud va a peggiorare, sembra, la qualità ambientale, secondo quelli che sono i parametri che sono presi in esame dal nostro indice di biodiversità. La cosa interessante è stata che nello stesso periodo il Ministero dell'Ambiente aveva fatto delle analisi completamente, diciamo, indipendenti, che hanno confermato alcuni dei risultati, si sono andati a sovrapporre. Poi ci siamo spostati nel Mar Rosso. Nel Mar Rosso abbiamo fatto un progetto dal 2007 al 2015, qui facevamo attività in dei resort e abbiamo questi numeri incredibili sia a livello di coinvolgimento di volontari che di numero di questionari raccolti e quindi di ore di immersione. In questo progetto è stato molto importante perché uno degli aspetti molto importanti è stato il dialogo effettivamente con la parte politica. Avevamo un contatto diretto con il Ministero egiziano del turismo, ogni anno veniva fatto un incontro durante la fiera del turismo e lì venivano presentati i dati che erano stati raccolti nell'anno precedente. Questo ha permesso anche poi di arrivare a integrare effettivamente quelli che sono i piani di gestione a livello politico, che è uno degli obiettivi che comunque che abbiamo come ricercatori, ma anche fondamentalmente come cittadini. I risultati qua sono stati interessanti perché qua vedete l'area di Sharm el-Sheikh, non so da che parte girare, qua vedete l'area di Sharm el-Sheikh. Quindi ci aspettavamo che fosse molto impattata, visti i flussi di turismo importanti da cui è interessata l'area. Non abbiamo effettivamente riscontrato in realtà delle situazioni particolarmente critiche. Siamo andati a guardare quindi se potevano esserci dei motivi e abbiamo visto che abbiamo queste due aree cerchiate di verde, l'isola di Tiran e Ras Mohammed. Una è un'area militare, quindi è chiusa, l'altra è un'area marina protetta. Andando poi a vedere dalla letteratura quelli che sembrano essere i flussi e le correnti, abbiamo visto che queste due aree potrebbero servire da serbatoi di biodiversità. Quindi pur essendo l'area costiera di Sharm el-Sheikh impattata dal turismo, perché comunque hanno costruito in maniera importante e i flussi sono importanti, sembra esserci un flusso che porta le larve da nord verso sud o viceversa, e questo permette che non si una rinascita, diciamo, della biodiversità in quel luogo, dato che non abbiamo riscontrato nella zona di Hurghada, come vedete, che è cerchiato di rosso, perché non abbiamo queste aree cuscinetto, questi serbatoi di biodiversità. Adesso, parlando un po' di quella che noi abbiamo visto, diciamo, abbiamo cercato di calcolare come affidabilità dei dati, vi porto un esempio di una delle analisi che facciamo. Queste analisi vengono fatte andando a comparare le schede di un nostro riferimento, quindi di un biologo marino in loco, con quella dei volontari presenti nella stessa immersione, nello stesso momento, nello stesso gruppo. In questo caso vediamo che i dati sono quelli che si riferiscono al progetto nel Mar Rosso. Abbiamo 513 casi analizzati e la linea che vedete fondamentalmente indica che la media di accuratezza del dato raccolto dal volontario rispetto a quello del nostro riferimento è risultata essere circa del 50%.
Questo è un dato che comunque è, diciamo, interessante per noi, perché vuol dire da una parte che la scheda che abbiamo elaborato effettivamente può essere utilizzata da un volontario non professionista, e che comunque c'è una differenza, come potremmo aspettarci, per magari un background diverso, una formazione diversa. Altre analisi che noi facciamo sono quelle di andare a vedere l'effetto di variabili indipendenti, cioè in quella immersione in cui c'era il nostro riferimento e almeno 3 volontari, andiamo a vedere se il risultato dell'accuratezza di quel dato può dipendere da qualche variabile, che può essere la data, la grandezza del gruppo, il livello di certificazione subacquea, la profondità o il tempo di immersione. Quello che abbiamo trovato in maniera sintetica è che c'è una correlazione con la data, questo perché può essere diciamo diverso al di là dell'interesse personale delle persone. In base alla data puoi trovare diverse specie. Per quanto riguarda la grandezza del gruppo, non abbiamo trovato significatività, mentre l'abbiamo trovata per il livello di certificazione subacquea. Questo perché se una persona inizia il suo percorso subacqueo, quindi è più presa dal stare attenti in acqua, all'attrezzatura, a cercare di non toccare niente intorno a sé, eccetera, eccetera, non ha la tranquillità che magari ha una persona più esperta, che può guardare per più tempo, diciamo, intorno a sé. Per la profondità non abbiamo trovato significatività, mentre per il tempo di immersione l'abbiamo trovato. Questo vuol dire che se io sto più tempo in acqua ho più tempo per vedere magari più specie che sono indicate nella scheda. Come ultima parte di questo progetto che si è svolto nel Mar Rosso, che va un po' a richiamare anche quello che abbiamo detto all'inizio dell'aspetto educativo della Citizen Science, nel progetto del Mar Rosso abbiamo portato avanti questo questionario, abbiamo sottoposto un questionario alle persone che volevano partecipare all'attività, ne abbiamo dato uno prima, che abbiamo chiamato T0, quindi prima di partecipare a qualsiasi attività, dopodiché gliene abbiamo dato un altro al termine delle attività, che poteva essere una settimana o 10 giorni. Quello che vedete è il voto scolastico che abbiamo, diciamo, dato in maniera riassuntiva per i risultati. Vediamo che nel totale la barra blu vi indica il prima, quindi il T0, quando le persone non avevano partecipato a nessun tipo di attività di questo progetto e partivano da un 7 meno, ecco. Dopo, la barra rossa nel totale ci indica che erano arrivati ad un 8 e mezzo. Questo, che è molto un dato molto aggregato e più, diciamo, di immagini che scientifico, andandolo poi a scorporare vedete che c'è la parte di conoscenza e di consapevolezza. Questo perché in questo questionario andavamo a chiedere alle persone sia una parte di conoscenza riguardo la biologia e l'ecologia del posto, sia una parte di consapevolezza. Questo perché spesso si può avere un impatto sull'ambiente per il semplice fatto che non si ha conoscenza che quello può essere un impatto. Ed è la parte che ci interessa maggiormente, perché nel momento in cui c'è consapevolezza verso un tema può esserci un cambio di comportamento, e il cambio di comportamento è il nostro goal, quindi una maggiore sensibilità per arrivare ad un comportamento più sostenibile e eco-friendly. Che è un tema su cui torneremo poi anche tra qualche minuto. Ne approfitto, già che abbiamo parlato di questionari, per anticiparvi che poi alla fine ci sarà un piccolo questionario, se vorrete, da compilare di gradimento su questo evento, che sarà poi predisposto negli ultimi minuti della conferenza. Ho notato una cosa che ho trovato interessante dalle slide, cioè andando a vedere quanti erano i volontari, quanti erano i questionari compilati, i questionari erano molto di più dei volontari, quindi immagino che ci sia una certa fidelizzazione dei volontari, che quindi hanno nel corso dei giorni, delle settimane, non so, dei mesi, ripetuto le immersioni. Infatti, se posso aggiungere certo. Solo una cosa, infatti la questione della fidelizzazione, per quello che abbiamo visto in questo tipologia di progetti, è fondamentale, perché comunque si dà un feedback al cittadino che ha scelto di partecipare. Questo può avvenire tramite newsletter o tramite eventi che facciamo diretti nei vari luoghi o tramite anche delle premiazioni che facciamo per chi
ha partecipato in maggiore misura. E anche da altre ricerche di cui insomma abbiamo letto, la fidelizzazione è fondamentale per avere un cittadino coinvolto. Allora direi che riemergiamo dalle acque e ci tuffiamo in atmosfera. Silvana, prima hai citato il progetto iScape, di cui ti occupi personalmente, che quindi è un progetto che riguarda la qualità dell'aria. Insomma, raccontaci un po' da dove nasce questo progetto e come sta andando avanti. Ok, sì, avevo citato all'inizio che nei progetti recenti che abbiamo avuto finanziati dalla Commissione Europea c'è anche iScape, che stands for Improving the Smart Control of Air Pollution in Europe, che significa il miglioramento del controllo intelligente, diciamo, dell'inquinamento in Europa. È un progetto iniziato ormai, siamo quasi alla fine, quindi quasi 3 anni fa, con un coordinamento in realtà di un bolognese, il professor Pilla, che però appartiene all'Università di Dublino, e l'Università di Bologna insieme ad Alpae ha un grosso finanziamento, un grosso share. Parliamo di un progetto da 6 milioni di euro, tanto per intenderci, per 3 anni, e ha il suo intento, cioè il suo intento quello di monitorare, se vogliamo, l'inquinamento con anche l'aiuto, diciamo, consapevole dei cittadini. Perché, per darvi un'impressione così più suggestiva, ho un video, mi scuso perché è in inglese, ma spero che sia abbastanza, come lo... Un altro click, vediamo un po', sì, vediamo, ci provo, ecco, vi do un po' un'impressione, ci sono le scritte, quindi forse... Era molto veloce, però ha dato sicuramente, spero, un'impressione del fatto che ci sono 6 città, tra cui Bologna, e quindi proprio per la nostra partecipazione Bologna partecipa in questo, e lo smart control dell'inquinamento poi si declina nel trovare soluzioni passive, diciamo, all'inquinamento stesso, che potrebbero essere le pareti verdi oppure le alberature, e anche vernici fotocatalitiche, eccetera. Ma una componente sicuramente importante è quella del coinvolgimento dei cittadini, perché tra gli obiettivi del progetto c'è anche quello di provare a capire qual è il potenziale, per esempio, di cambiamento dei nostri comportamenti. Quindi forse complementare alla mia collega, dove osserviamo, diciamo, e coinvolgiamo i cittadini nel loro esercizio, diciamo, volontario delle loro attività, qui c'è anche forse una valutazione di quello che possiamo fare per cambiare qualche comportamento. Come si fa questo nella pratica? Ho citato prima il concetto di Living Lab, ormai sta entrando come la citizen science anche nel nostro vocabolario. Living Lab
ci possono essere tante definizioni, io provo a darvi una personale che non è poi diciamo troppo distante. Living Lab è diciamo un laboratorio vivente dove scienza e quindi attività normale diciamo dei cittadini si coniuga con un elemento in più che è quella della, per esempio, dell'uso dell'informatica, dell'uso per esempio dei nostri telefonini, l'uso anche di sensori che possono essere quelli che chiamiamo di low cost, di cui parlerò fra un attimo. Okay? Quindi il laboratorio, cioè il nostro ambiente che diventa diciamo coniugazione, momento di incontro. In realtà anche a Bologna ce ne sono alcuni, l'Urban Center ed altri, Living Lab, dove queste esperienze vengono condivise. Ma andando ancora per darvi qualche concetto in più, in realtà attorno a questa scienza c'è stata anche una decodifica di quello che è il significato, che è quello che ci aiuta a, ad avere i cittadini e coinvolgere i cittadini e gli scienziati a collaborare per il raggiungimento di un risultato. Innanzitutto c'è il concetto che deve essere il coinvolgimento deve essere human-centered, che significa che l'approccio e l'avvicinamento della scienza al cittadino deve essere veicolato attraverso obiettivi semplici, ben definiti e che aiuti a stabilire un linguaggio facilmente diciamo, comprensibile. L'altro deve essere, ci deve essere uno sforzo da parte della scienza, cioè degli scienziati, di apertura, quindi l'apertura significa che il risultato che voglio avere non dovrebbe essere in qualche modo predeterminato, e l'altro è quello di aumentare la consapevolezza. C'è questo termine che è sempre inglese, scusate, che è empowering, quindi dare potere, quindi il fatto che dove potere nel senso più positivo del termine, cioè di crescita di consapevolezza, ma consapevolezza non statica, ma una consapevolezza che permette al cittadino, tramite quindi la partecipazione a Living Labs ed altro, che vi spiegherò nella prossima slide, quella di poter cambiare le cose, perché spesso in questo coinvolgimento quando riguarda il cittadino si sente che non ha nessun potere di cambiare le politiche, nessun potere di cambiare lo stato delle cose. In realtà, non so quanto si veda bene, appartiene già al 1969 da parte di Cheryl Hastings, e c'è un articolo diciamo disponibile in cui viene viene fatta un primo tentativo di capire quanto è importante arrivare all'ultimo scalino di quella che chiama il ladder, quindi la scala, quindi l'obiettivo è quello di avere la consapevolezza, di raggiungere la consapevolezza. Per cui se parliamo di un coinvolgimento in cui ci può essere una manipolazione, siamo nell'ultimo gradino diciamo di questa scala. E non possiamo parlare di citizen science se non siamo in quello che è nei primi tre gradini, in cui riconoscete citizen control, che è il gradino più alto, ora ci provo, citizen control, il potere delegato e la partecipazione. Okay? Poi c'è un altro livello, che è anche questo interessante, dove placation, che significa mitigazione, significa essere partecipare ad assemblee, per esempio anche diciamo sindacali o d'altro, in cui il cittadino mitiga diciamo possibili scelte, la consultazione, l'informazione, eccetera. Quindi diciamo che in questo progetto vogliamo proprio utilizzare gli ultimi livelli diciamo della scala, e come vi dicevo prima, nel nostro caso, nel caso bolognese, il cui obiettivo scientifico era quello di valutare come una possibile
rinverdimento della città, quindi l'aumento del verde urbano, potesse essere utilizzato come entrare pesantemente nelle nuove policy, per esempio di mitigazione dell'inquinamento, come con questo tema scientifico in qualche modo coinvolgere la cittadinanza per metterla al corrente innanzitutto della percezione, diciamo, dell'inquinamento tra le diverse aree, ma quello anche di capire come una eventuale modifica del territorio che quindi tocca, diciamo, i cittadini e le loro abitudini potesse essere più o meno accettata e compresa. Vado velocemente, quindi gli obiettivi, ripeto, era quello di capire se la cittadinanza bolognese, ora sembra un termine altisonante perché i nostri volontari non sono i numeri della mia collega, sono stati i nostri amici, 50-60 persone, cioè la mia collega Erika Bratic che ha sofferto per avere 50-60 citizens convinti, perché cosa abbiamo chiesto di fare? Abbiamo chiesto di utilizzare quello che ho detto, sensori low cost, che misuravano vari inquinanti, quelli più conosciuti, diciamo le particelle, insomma, per esempio il PM10, la temperatura ed altri parametri, e poi cercare di avere la pazienza di avere un piccolo obiettivo. Quindi per esempio a qualche cittadino abbiamo chiesto: ma se andate in bicicletta quant'è l'inquinamento? Oppure se sostate alla fermata dell'autobus per, non so, 10 minuti, un'ora, qual è l'inquinamento a cui siete esposti? Se siete sotto i portici piuttosto che alla fermata, eccetera, qual è, cosa registriamo? Sebbene sembrano domande molto semplici, in realtà quando abbiamo a che fare, come ricordava Cristina, abbiamo a che fare con strumenti di misura, in realtà ci sono dei protocolli, cioè non è che ci mettiamo dietro la marmitta della macchina e poi misuriamo e diciamo che è quella l'inquinamento, insomma, diciamo che ci sono ovviamente dei protocolli da seguire e quindi è anche un modo per riportare i dati che ha a che fare con l'accuratezza dello strumento, con la sua eventuale deriva eccetera. Però, come vi dicevo, l'obiettivo principale era il particolato, quindi il particolato il 10, il 2.5 e l'1, questo gruppo di cittadini ha fatto dei campionamenti che poi sono stati analizzati e ve ne riporto qualcuno. Un esempio di misure che sono state fatte da un gruppo di cittadini per valutare per esempio una differenza tra fuori dei portici e dentro i portici. Non vado molto nel dettaglio perché so che questo è molto sentito, però una prima imprinting è che i portici, per la loro struttura, hanno per esempio sperimentano dei picchi che noi abbiamo chiamato flash, accumuli flash, che sono, ci sono tante spiegazioni per questo, soprattutto aria stagnante, ma con uno scambio molto variabile della direzione del vento, eccetera. E questo è un primo esempio qui non ci sono le bande d'errori, eccetera, ma dà una prima informazione di quanto possano essere anche grandi questi picchi rispetto alle medie, okay? Ovviamente tutti studi che vanno approfonditi. Un altro che abbiamo ritenuto interessante è per esempio capire cosa succede in macchina con ventilazione spenta o ventilazione accesa, no? Per esempio, può sembrare quasi banale, ma i miei colleghi, per esempio in UK, hanno coinvolto
veramente grandi giornali con per esempio valutando l'inquinamento del bambino dentro la carrozzina, oppure l'inquinamento di chi alla fermata diciamo del traffico ha i finestrini diciamo su o giù eccetera eccetera. Quindi è veramente un hot topic, ok? E noi non avevamo nessuna informazione per quanto concerne Bologna su queste attività, perché, come diceva la collega, alcune di questi studi possono essere solo fatti con il coinvolgimento di grandi numeri, dei cittadini che effettivamente si trovano nel loro vivere in situazioni tanto diverse, che uno scienziato non riesce a fare perché ha finanziamenti molto limitati. Allora, in sintesi, cosa diciamo è venuto fuori? Che l'esperimento era ventilazione che va, ventilazione chiusa. Quello che si vede è che per esempio nel caso di ventilazione aperta possiamo avere diciamo del fenomeni di accumulo. Come lo notiamo questo? I tre grafici sono, partendo da sinistra verso destra, PM10, PM2.5 e PM1, ok? Quindi sono particelle di diversa grandezza. I picchi rimangono gli stessi. Cosa significa? Significa che quello è semplicemente la stessa concentrazione che è presente in tutti e tre. L'altro invece, che riguarda invece la ventilazione chiusa, cosa succede? Succede che con ventilazione chiusa, significa senza scambio, significa che possiamo avere invece dei picchi sul PM più grande, quello più grossolano, per fenomeno di coagulazione, e questa ipotesi è verificata perché i picchi nel 2.5 e nell'1 sono molto più piccoli. Va bene. Vado veloce, questo è un esempio di cosa effettivamente il cittadino come può contribuire. L'altro di cui vi avevo accennato è che abbiamo valutato per la prima volta qual è il potenziale di cambiamento a Bologna, se accettiamo che 50-60 persone sia ovviamente un dato significativo, ma diciamo facciamo questo esercizio, che diciamo abbiamo delle persone che per 2 mesi sono state monitorate nel loro andamento diciamo quotidiano. Cosa abbiamo visto? Questo esperimento veniva fatto da altri cittadini nelle altre 5 città che sono state menzionate, che sono situate cioè Dublino, insomma, non le ho menzionate ma le avete visto, insomma, città europee, e le rivedete comunque scritto. Quindi noi abbiamo visto, guardando come si sono comportati con dei sensori, no, che tipo di qualcosa hanno fatto, abbiamo visto che per esempio c'è un potenziale di uso dei piedi, di camminare anziché di prendere la macchina, molto alto per Bologna rispetto ad altri. Okay? Cosa significa? Che questo campione di persone ha utilizzato la macchina per spostamenti inferiori a 1 chilometro. L'altro, qui vedete dei riferimenti che sono 1 chilometro o 3 chilometri, diciamo sotto 1 chilometro sono percorsi che possono essere fatti a piedi, fino a 3 chilometri sono percorsi che possono essere fatti in bicicletta, e gli altri per esempio utilizzando l'autobus. Quindi quello che è venuto fuori è che per esempio Bologna potrebbe migliorare molto su quello che è l'uso diciamo anche del mezzo pubblico, dove nel mezzo pubblico ci sono vari elementi, cioè l'opportunità di avere la fermata vicina, la frequenza degli autobus e anche le condizioni ambientali, cioè quante volte abbiamo cielo sereno, cioè quindi l'incrocio è diciamo molto, molto importante. L'altro, che è probabilmente meno intuitivo rispetto, diciamo, quindi questi sono gli studi diciamo, che stiamo conducendo, e questo lo stiamo facendo grazie anche al coinvolgimento dei cittadini. Altro punto per noi importante, che poi è connesso direttamente con l'inquinamento e quindi con le emissioni, è qual è il potenziale per esempio di concatenare, una volta che utilizziamo la macchina, tante attività. Quello che è emerso è che nell'utilizzo della macchina è più utile che
facciamo le attività in successione, cioè per esempio faccio la spesa, vado in palestra oppure mi fermo in farmacia, insomma fare un trip concatenato, perché questo evita accesa e spegnimento del motore e quindi evitando diciamo quelli che sono i diciamo, processi termici che poi sono molto impattanti per quanto riguarda le emissioni. Quindi diciamo queste sono molto velocemente perché voglio per, diciamo togliere tempo, ma anche per informare che queste cose diciamo sono possibili e questi studi possono essere potenziati, quindi se ci sono dei volontari insomma siamo molto contenti. L'altra cosa che quindi è semplicemente una slide di sintesi, e la slide di sintesi vuole essere questa. Innanzitutto le tecniche di engagement ai cittadini è possibile con un avvicinamento reciproco, quindi un interesse da parte del cittadino ma anche la nostra diciamo, volontà di essere più semplici e coinvolgenti, insomma utilizzare un linguaggio più semplice. E l'altro, i due punti delle mie slide sono queste. Uno, che misure aggiuntive ci possono dare informazioni che non sono coperte dalle centraline standard, perché riprendiamo diciamo, la concentrazione in situazioni diciamo, non standard che la centralina non può darci. L'altro, che possiamo valutare nella nostra città, quindi andare verso lo smart city eccetera, il potenziale dei nostri comportamenti, quindi come pianificare diciamo, le nostre attività. Questi sono i due punti. Allora, credo che questo racconto abbia reso anche bene l'idea di quanto è poi la complessità scientifica che accompagna questo tipo di raccolta dati e poi di elaborazione, e vorrei provare a spostare con Maria Cristina l'attenzione da un altro punto di vista, che non è quello strettamente accademico della ricerca, della pubblicazione, ma quello che accade a livello del cittadino che partecipa a questi esperimenti. Prima Marta faceva riferimento alla conoscenza e alla consapevolezza. Ecco, tutto ciò come si collega alla capacità dei cittadini poi di percepire in modo corretto quello che sta avvenendo e soprattutto, visto che un po' uno dei fili conduttori di stasera è l'ambiente, quanto partecipare a progetti di questo tipo può accrescere la sensibilità ambientale a livello individuale. Una cosa diciamo in più rispetto a quello che diceva Silvana, mi aggancio brevissimamente, rispetto alla capacità di un cittadino consapevole che abbia una corretta percezione del dato ambientale, del problema ambientale prima ancora, più che del dato, e è quello appunto di avere poi la capacità di influire sulle politiche ambientali. Un esempio lampante l'abbiamo anche sul clima, adesso chiamiamo l'effetto Greta, questo sì, sì. È un effetto portentoso, sicuramente con una capacità di comunicazione delle nuove generazioni e anche di tenacia, che forse la mia generazione di cui non è capace, sicuramente tenacia anche sociale, che è molto diciamo coinvolgente. Ma ritorno, quindi qua mi volevo collegare con lei, al tema dei difetti di percezione, perché è un tema importantissimo, è un tema che è legato alla sociologia, alla nostra cultura, alla nostra capacità di diciamo sviscerare le notizie, non solo da come le notizie sono poste o malposte a volte, per confusione, per molteplicità di sorgenti abbastanza difficile. E volevo darvi un esempio finalmente dalla mia ricerca, perché anch'io sono un ricercatore, non sono solo un parlatore come sembra qui, e quindi vado avanti a presentarvi dei risultati di un progetto sempre europeo che abbiamo fatto alcuni anni fa, che si chiama Sefira, che si è appunto concluso recentemente, dove abbiamo testato la percezione degli intervistati anche noi sul tema dell'inquinamento
in questo caso del particolato, chiedendo agli intervistati, un campione di 4.200 cittadini italiani scelti in maniera rappresentativa sulla popolazione per età, genere, livello, scolarizzazione. Siamo stati istruiti da dei dipartimenti di sociologia a fare questa cosa per bene, e rappresentativi anche dello stato socio-economico, perché non è una cosa, e abbiamo chiesto loro: quali sono secondo voi le categorie, le sorgenti sul particolato che influiscono rispetto ad industria, trasporti, agricoltura, usi domestici o altro? Questo è il risultato. Adesso mi piacerebbe fare un gioco con voi, che è quello di vedere se qui dentro rispondiamo così, siamo diversi da questo contributo del cittadino italiano medio, pesato bene, rispetto alla nostra sensibilità, e quindi non so, mi aiutate per alzata di mano, certo, a allora rispondere. Magari passiamo alla slide con la domanda. E questa è la percezione degli intervistati. Okay. Io non volevo svelare la verità prima di chiedere la percezione, e passiamo qui. È vero, veloce indagine fra gli intervenuti, qui è ricordato, diciamo, quel progetto europeo. Mi aiutate a fare la conta? Andiamo per alzata di mano. Andiamo per alzata di mano, devo ritornare qui così, sì, mi ricordo le categorie, perché sono un po' tonta, ed è un po' caldo anche. Allora, industria, qual è la percezione che l'industria sia la maggior sorgente di inquinamento per particolato? Adesso non andiamo così sul fine. Tra voi, alzi la mano chi è per questa cosa. Okay, vedo. Aiutatemi a contare. Allora, sono 4 a sinistra e ne abbiamo altri 6 sulla destra, quindi direi che l'industria totalizza 10 punti. 10 punti, ve li ricordate? Sì, perché me li io poi faccio sono da notaio anche. Non vado bene dopo. Poi, vediamo. Poi qua mi stanno confondendo trasporti. Un po' i colori. Comunque il secondo sono i trasporti. Allora, chi crede che... I trasporti vanno alla grande. I trasporti vanno alla grande, sono 6, 10, 15, 16 direi, se ho contato 16, bene. 16, ma adesso non abbiamo bisogno di essere precisissimi. Okay. Andiamo all'agricoltura, vediamo. Agricoltura, 3, 6, 9, 10, 11. 11. Ok, un po' più piatta là. È più piatto, sì. Ah. Gli usi domestici, quindi riscaldamento, ma anche altre forme. Vediamo. Poco. Okay, abbiamo un 4. Vabbè, 4. Pensiamo che... E altro lo lasciamo perdere. Vabbè. Lasciamolo come rumore di fondo. Quindi vincono i trasporti con 16, seguiti dall'agricoltura con 11, poi l'industria con 10 e gli usi domestici con 4. Siamo più bravi. Adesso sì, vi svelo la verità. C'è un pubblico selezionato molto sensibile, molto sensibile, perché l'agricoltura è il primo. L'agricoltura è il primo, e qua di sicuro dove sediamo noi in mezzo alla pianura padana, purtroppo non c'è dubbio, e questo è un classico difetto di percezione, no? Percezione che il mondo agricolo bucò assolutamente non può essere legato all'inquinamento, sbagliatissima, perché in realtà il colpevole si chiama ammoniaca ed è il primo produttore di particolato fine in tutto il mondo, soprattutto ovviamente nelle aree molto ricche di attività agricola. È anche prodotto dalle attività zootecniche, quindi come se non bastasse, oltre ai fertilizzanti, anche gli animali, ovviamente ha degli impatti sull'ambiente che sono dovuti anche a fenomeni di eutrofizzazione. Come? Come? Nell'angolino avevamo capito l'inquinamento dell'aria. È inquinamento dell'aria, certo. Ma anche, ha anche un impatto. Allora, il particolato si deposita sull'ambiente acquatico, così come su tutti i manifatti,
e quindi influenza anche l'ambiente acquatico questa faccenda, con l'eutrofizzazione, quindi è una, come al solito, un ciclo biogeo che coinvolge tutti gli ambienti nel ciclo atmosferico che diciamo emissione, trasporto eccetera, e deposizione finale. Questo era il messaggio. Torniamo qua, quindi vince l'agricoltura secondo i trasporti, non ci siamo andati molto lontani noi, l'industria fa meno peggio di quello che si pensa in generale, perché poi giustamente c'è tanto anche monitoraggio dal punto di vista delle ARPE e così via, e così gli usi domestici. E uno dei maggiori, ve lo dico così perché mi interessa comunicare questo concetto molto, è la legna. Bruciare la legna, i nostri caminetti, i metodi di cottura, nonché i fuochi agricoli e i fuochi anche di chi incendia le sterpaglie del proprio giardino, beh, d'inverno sono tra i maggiori inquinanti. Quindi attenzione ad una percezione corretta, non voglio diciamo tenere solo la parte degli scienziati, che delle volte sono un po' complicati a passare i messaggi, però questo, con questo spero di avere, certo, aiutato alla risposta. Un po' diciamo troppo drammatica nei confronti dell'industria, sì, e troppo positiva per l'agricoltura, sì, e sì, i falò, sì, domestici. Sì. Poi brevissimamente, sì, non voglio fare perdere tempo. In questo progetto abbiamo fatto degli altri questionari su tutti i paesi coinvolti. Quella precedente, ho sbagliato? Sì. Sbagliato qua. No, questa l'avevo detta. Okay. Questa. Allora, la cosa è, non sta a me adottare comportamenti ecocompatibili? Sì, no? Chi è che dice che sicuramente questo è sbagliato? Quasi tutti, però adesso senza entrare nei particolari, di più il Regno Unito, di più la Svezia, noi andiamo un po' peggio qui, in accordo invece con questa affermazione è il Belgio, che è un paese pessimo dal punto di vista dell'inquinamento come comportamenti. Ancora il punto che non tutti la pensano allo stesso modo sul non credo che la salvaguardia ambientale sia importante. Sono ancora una volta più sensibilizzati i paesi meno inquinati, questo è abbastanza diciamo significativo, perché vivono meglio, forse vivono più all'aria aperta. E questo vale, volevo arrivare qua, per i cambiamenti climatici che influenzano l'ambiente dove abito. Beh, qua c'è una sorpresa. L'Italia dice che è vero, ma questo è perché noi ci troviamo nel mezzo del calderone, come si dice a Bologna, no? In mezzo all'area mediterranea, che è massacrata da evidenze ormai che stanno sulla percezione di una vita umana, quindi non più a scale climatiche ma abbastanza breve, e ancora influenzeranno i nostri nipoti, anche qua vinciamo, quindi da questo sondaggio abbiamo una buona consapevolezza tutto sommato sul clima, nonostante mi viene da dire a volte una comunicazione un po' così. Come? Questo qui è stato fatto circa 3 anni fa. Cosa vuol dire? Disaccordo, non so, accordo rispetto a cosa? Rispetto alla domanda. In rosso. I cambiamenti climatici influenzeranno la vita dei miei figli e dei miei nipoti? Sono in disaccordo sul fatto che le influenzeranno praticamente tutti. Sono in accordo moltissimi con questa punta italiana che, vabbè, adesso non so quanto sia significativa, è mera, un po' cattolici, siamo così, anche per sdrammatizzare un po' questi argomenti, ma insomma, certo, queste è significativo. È esatto, ed è piuttosto vasta questa indagine. Allora, prima di salutarci farei un ultimo giro di domande con le nostre relatrici.
Cerchiamo magari di essere un po' sintetici, perché capisco che l'ora di cena si sta avvicinando un po' per tutti. Volevo però ritornare con Silvana su un punto che avevi sfiorato prima, e cioè quanto tutte queste ricerche poi possano avere un impatto anche a livello amministrativo, anche perché abbiamo parlato di cambiamenti climatici, ci dobbiamo in qualche modo preparare a quello che sta per succedere o sta già succedendo. Ti ringrazio per questa domanda, e poiché vi stiamo perdendo, quindi sono molto 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 veloce, però è importante che mettere al corrente che ci stiamo preoccupando anche di guardare in anticipo quali politiche potremmo implementare, per esempio nella nostra città. E tutto questo può essere fatto tramite simulazioni numeriche, quindi quando parliamo, diciamo, di futuro, quindi quando parliamo di cambiamenti climatici, c'è una ovvia distinzione tra quello che è l'ora, il monitoraggio, quindi quello che possiamo fare ora come misure, e quello che invece riguarda poi il futuro. Il futuro ovviamente non lo possiamo misurare, possiamo solo simularlo tramite calcolatori. Allora, per poter influenzare in maniera positiva le politiche, stiamo facendo quindi simulazioni per chiederci, quindi ipotetiche, con degli scenari, capire se per esempio facciamo diventare tutto il centro della città elettrico, oppure se adottiamo richiediamo che tutti i bus, gli autobus siano elettrici. Questo è un vincente da un punto di vista, diciamo, della diminuzione delle concentrazioni che noi ci aspettiamo, ma non ora, nel futuro, perché dobbiamo cominciare a capire che qualsiasi cambiamento facciamo ora in realtà deve essere in qualche modo controllato fra 30 anni, fra 50 anni, perché il costo economico, immaginate che è molto oneroso. Insomma, non riesco ad essere molto nel dettaglio, però solo qualche numero. Queste sono simulazioni nel presente. Quando facciamo questo, valutiamo nel presente prima di proiettarlo nel futuro. Per esempio, il centro città elettrico, tutto elettrico, potrebbe comportare una riduzione del 60% per quanto riguarda i NOx, quindi gli ossidi di azoto, mentre per quanto riguarda il particolato, diversamente da quello che potrebbe essere invece la percezione, l'impatto sulle polveri, diciamo, è di meno. L'altro, diciamo, per esempio per i bus elettrici, qualora si voglia valutare l'una o l'altra, anche qui abbiamo una scelta ugualmente valida, perché potremmo avere una riduzione del 60% sempre per gli ossidi di azoto, mentre per quanto riguarda il particolato è minimale, di qualche percentuale, perché ci sono le ruote, insomma, eccetera. Quindi vado molto velocemente. L'altra cosa che cerchiamo di fare nei nostri studi, cioè di accoppiare quindi l'inquinamento e i cambiamenti climatici. Un altro elemento importante è il cambiamento della temperatura. Quindi quello che noi andiamo a valutare quando facciamo i nostri studi è quello di capire anche come la componente città, che è una componente che si aggiunge al segnale, scusatemi il termine, segnale, diciamo, climatico. Quindi noi abbiamo per esempio un'ondata di calore. L'ondata di calore è regionale. Dobbiamo immaginare che se c'è un'ondata di calore a livello regionale, localmente dobbiamo aggiungere qualche grado. Questo è l'effetto isola di calore. Quindi tutto questo, qui c'è un grafico che, insomma, vi dice che la differenza di temperatura banalmente in un ciclo diurno tra rurale e centro di Bologna è 7 gradi, ma anche all'interno della città, tra per esempio zona centrale e un quartiere residenziale come per esempio Laura Bassi, è di 2-3 gradi di differenza. Quindi questo è qualcosa che noi avvertiamo in più all'interno della città. Quindi quando facciamo le nostre politiche, quindi che riguarda quindi la riduzione, insomma, dell'inquinamento, eccetera, ci dobbiamo anche preoccupare per esempio adottare misure passive come per esempio l'alberazione, perché l'alberazione è quella che ti porta al win-win, cioè sì,
può essere utilizzato per aumentare la ventilazione, ridurre l'inquinamento, ma anche per impatto, insomma, può avere una funzione diminuente, ma può essere anche utile per mitigare l'effetto isola di calore, che sarà sempre più importante in un contesto di cambiamento climatico. Insomma, non so se riesco a farvi vedere le simulazioni. Come si... Vado avanti, non lo so. Ah, ecco, più o meno, quindi quello che riusciamo a fare è, prima di proiettare sempre nel futuro, possiamo guardare come varia la temperatura interna alla città rispetto a quella esterna, e questa differenza che noi chiamiamo isola di calore in tutto, diciamo, l'arco, diciamo, tutto il ciclo diurno. Perché è importante, diciamo, questo? Perché proprio la scelta dell'alberazione, come farlo, dove metterlo, eccetera, eccetera, è anche funzione di questo, diciamo, ciclo diurno. Vabbè, qui non esco da questo, come faccio ad andare avanti? Vado avanti, ecco, ho quasi finito, un po' di pazienza. Se siete ovviamente interessati vi potete contattare direttamente. Allora, solo state con me due minuti. Allora, abbiamo per questa cosa, quindi il segnale temperatura, la città è qualcosa che si sovrappone a quello che è il cambiamento climatico, che viene valutato oggi a livello, diciamo, regionale. Ora, quando noi andiamo a studiare le modifiche locali, dobbiamo preoccuparci di aggiungere questo segnale, che non è contenuto per esempio nei vari report, perché questi riguardano scale molto più grandi. Quindi, quando parliamo anche di politiche, dobbiamo avere, e quindi richiedere anche ai nostri legislatori, che vadano a guardare anche qual è quello che è la variazione di temperatura o la proiezione di temperatura aspettata per la nostra città. Questo è possibile farlo, vedete quali sono, diciamo, le previsioni, le temperature sono più alte, e soprattutto la cosa è che non c'è una distribuzione, ma saranno più alte e più rigide e quindi più basse in estate e in inverno, quindi c'è l'estremizzazione delle summers. Quindi estate e inverno. Allora, cosa possiamo fare? Quello che possiamo fare è, quindi, con questi dati cercare di pianificare il nostro verde, e come queste sono delle simulazioni molto dettagliate, e ci dà un'idea. Per esempio, questo è l'ultimo promesso, praticamente facciamo delle simulazioni. Questo è un canyon cittadino, un canyon è per esempio via Marconi, che è bello dal nostro punto di vista sperimentalmente perché non ci sono alberi, quindi si presta a poter valutare su una strada come diciamo Marconi, che è un esempio di canyon, cosa potrebbe fare un albero o tanti alberi, insomma. Quindi quello che fa è, vedete, allora il rosso si capisce alta concentrazione, tutto quello che è giallo rosso significa temperatura più alta, vedete le simulazioni senza alberi significa che l'inquinante rimane più intrappolato nel nostro canyon, l'albero, se opportunamente scelto in forma, distanza, eccetera, può aumentare la ventilazione, quindi ridurre le concentrazioni, ma abbiamo anche localmente una diminuzione della temperatura, che quindi è particolarmente importante per i prossimi anni, quando aspettiamo che queste temperature siano veramente molto significative. Quindi capiamo che queste misure non sono solo simboliche, ma hanno impatto significativo. Sì, queste sono state fatte con codici quantificabili. Sì. Allora, sempre parlando di presente e di futuro, vorrei ritornare da Marta per parlare un po' di progetti che sono ancora in corso e che sono in divenire, diciamo, in questi anni, e ne approfitterei per coinvolgere anche il quarto relatore, che probabilmente avete visto dal volantino, ma è rimasto qui ad ascoltare fino adesso, quindi il professor Stefano Goffredo, che invito a raggiungerci qui. Il professor Goffredo è del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, sempre all'Università di Bologna, e coordina il corso di dottorato in tecnologie innovative e uso sostenibile delle risorse di pesca e biologiche del Mediterraneo. Allora, vi chiederei, poi vi passo anche il mio microfono, un po' di raccontare questo progetto che è in corso, e anche di portare, Stefano, la tua esperienza di qualche decennio di lavoro nella Citizen Science. Marta, sì, prosegui te, credo con le slide ci sono. Ecco. Ti rubo il posto. Sì, sì. No,
Vado io? Sì, allora, velocemente, perché tanto poi, anzi colgo l'occasione per dirvi che tanto ci troverete la notte dei ricercatori il 27, non mi dilungo troppo. Dopo, se volete, noi tutto il giorno, sempre, da quando inizia a quando finisce noi ci saremo. No, succede. Comunque, se avete piacere, dopo in fondo ci sono questi questionari che sono quelli del progetto attuale che stiamo svolgendo, che come ho anticipato prima sono la continuazione del progetto dal 2002 al 2005 che voleva andare a mappare la biodiversità del Mar Mediterraneo, fondamentalmente per avere un'idea dei cambiamenti che stanno avvenendo nel Mar Mediterraneo, tenendo conto di effetti del cambiamento climatico o di impatti umani diretti. Molto brevemente, lì se avete piacere c'è una parte di sensibilizzazione a cui noi, avete capito, puntiamo molto, la parte di questionario che poi diamo al volontario che vuole partecipare e la parte per la compilazione. Inoltre, oltre al questionario cartaceo, si può anche scaricare la scheda o compilarla online dal sito che è sentinelledelmare.org. Una cosa importante, visto quello che si diceva dal punto di vista politico e anche di gestione, è che oltre ad aver ricevuto quest'anno il patrocinio del Ministero, abbiamo anche due aree marine protette che vedete lì, che hanno adottato questo progetto per raccogliere dati e valutare un po' l'andamento dei loro piani di gestione. Adesso vado con il video. Adesso proprio brevemente vogliamo farvi vedere questo video. Le sentinelle del mare salpano dal molo del porto di Ostia. È mattina, raggiungono l'area marina protetta Secche di Tor Paterno, a 9 miglia da qui, che tra le 27 aree marine protette italiane è l'unica sommersa e al secondo posto per quantità di pesce e biodiversità. La barca del Blue Marlin Diving Center del porto di Roma rientra e i biologi e gli appassionati del mare ci raccontano che cosa hanno visto. Stiamo facendo monitoraggio della costa italiana, noi siamo rappresentanti di Ostia e il nostro obiettivo è mappare e monitorare attraverso il coinvolgimento dei cittadini e dei turisti. Si parte dai bambini negli stabilimenti dei balneari e si arriva ai subacquei appassionati di mare che danno un grandissimo contributo perché è il loro elemento alla fine, quindi l'uomo protegge ciò che ama, impariamo dal mare e ne traiamo informazioni, passioni e tante notizie. Nel Mar Mediterraneo ci sono più di 17.000 specie marine che rappresentano il 7% della biodiversità marina mondiale. Sono 76.000 questionari elaborati finora nell'ambito del progetto di Confcommercio e dell'Università di Bologna, nato nel 1999 per mappare la biodiversità marina coinvolgendo cittadini, turisti e residenti. Da Imperia a Taranto, passando per Olbia e il litorale laziale, 400.000 le persone che saranno coinvolte entro la fine dell'estate. Coinvolgimento è fondamentale. Assolutamente sì, da un lato perché consente all'università di raccogliere più dati possibile e questo è l'obiettivo scientifico della ricerca, ma dall'altro lato anche perché più turisti e più operatori contattiamo e più riusciamo a diffondere un minimo di consapevolezza dell'ambiente senza dare regole, ma facendo partecipare a quello che può sembrare una sorta di gioco. In realtà si tratta di un progetto importante, di un'attività importante. Stefania Trapani, Sky TG24, Ostia, Roma. Questo era un po' per ricollegarsi. Allora, mi agganzo qui, buonasera, mi chiamo Stefano. Innanzitutto volevo ringraziare le colleghe Silvana, Maria Cristina, ho apprezzato molto le presentazioni, ho imparato anche delle cose nuove, via Marconi come un canyon, cioè, ho della fantasia, ma veramente bellissimo. No, io rubo solo 30 secondi per raccontare una mia esperienza. Gianluca mi ha mandato un mail qualche giorno fa, mi ha detto raccontami la tua esperienza che ti ha colpito. Allora io sono rimasto traumatizzato nel 1999 quando ancora ventenne ero riuscito a riempire l'aula Ghigi del Dipartimento di Scienze Biologiche dell'ex Istituto di Zoologia, quindi un'aula a gradoni, cioè quelle proprio universitarie, piena di gente, piena di subacquei, di cittadini a cui dicevo, oh ragazzi, cioè, potete partecipare, potete diventare scienziati per un giorno, per una settimana, mettete la maschera, le pinne e dopo l'immersione compilate la scheda di rilevamento così mi aiutate a scoprire dove ancora vivono i cavallucci marini. Al termine di questa serata, che era appunto 20 anni fa, era una delle prime esperienze in Italia nel campo della biologia marina di coinvolgimento dei cittadini nella raccolta di dati scientifici, fui, diciamo, avvicinato
da un professore, da più di uno, ma un professore in particolare mi colpì molto e mi disse: ma tu Stefano, come pensi di poter fare della scienza semplicemente chiedendo alla gente di mettere la maschera e le pinne? Allora, 20 anni fa la citizen science era vista, cioè c'era molto scetticismo, no? Allora, e questo è l'aspetto negativo, perché fui colpito, ero tutto contento, la sala piena di gente, rimasi un po' traumatizzato. Ma l'aspetto positivo di questa esperienza fu questo, che avevo compreso che stavo facendo una buona comunicazione, cioè nel senso che riuscivo a coinvolgere la gente, avevo trovato anche degli sponsor. Un mio professore mi disse: Cusela uno sponsor, cioè, hai capito? All'epoca, 20 anni, cos'è uno sponsor? Cioè, un'azienda, dei partner privati. Però stavo fallendo in quel momento lì, in quella che è la disseminazione, cioè la comunicazione dell'informazione presso coloro che sono i tuoi pari, i tuoi colleghi, no? E allora ho capito in quel momento lì che la cosa più importante per rendere la citizen science uno strumento di ricerca è valutare il limite di confidenza del dato raccolto, cioè che errore commette un cittadino quando comunica un'informazione a uno scienziato. Questa è la parte principale. Il progetto di citizen science deve sapere dire esattamente qual è l'intervallo di confidenza, qual è l'errore e quindi qual è l'affidabilità dei dati raccolti. E quindi chiudo dicendo che la citizen science, dopo 20 anni che la pratico, ha un valore scientifico, può dare una mano ai ricercatori a raccogliere dati su grandi scale spaziali e temporali, sopperendo anche alla mancanza di fondi per il monitoraggio ambientale. Ha un grande limite, che i cittadini, le persone, i volontari vanno dove vogliono e quando vogliono loro, perché ci vanno a spese loro, e quindi è difficile avere un campionamento omogeneo nello spazio e nel tempo. Magari c'hai delle stagioni in cui vanno più in campo e hai più dati, altre dove non ci vanno perché è freddo, oppure delle zone costiere o montane che sono più monitorabili perché avvicinabili con le auto, con i mezzi di trasporto, e altre invece dove è impossibile ricevere dei dati. Quindi la citizen science ha anche dei limiti. E ha anche un altro vantaggio, che è quello che avete detto voi più volte, qua chiudo, che è quello dell'educazione. Cioè la citizen science deve essere fatta coinvolgendo decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone possibilmente, perché è un grande valore educativo. Noi sappiamo che uno scienziato per un giorno, per una settimana, cioè un cittadino che partecipa alla ricerca, diventa più sensibile alle problematiche della ricerca, più consapevole del proprio impatto sull'ambiente, e a scala locale e poi anche nazionale, fortunatamente che siamo in un paese democratico, può anche dirigere il voto da una parte o dall'altra. Grazie. Ok, grazie mille. Allora, credo che questa sia anche una bella chiusa, una sintesi di tutto quello che abbiamo raccontato questa sera. Io ne approfitto anzitutto per ringraziare i nostri relatori, che vi presento un'ultima volta, quindi Stefano Goffredo, Marta Meschini, Silvana Di Sabatino e Maria Cristina Facchini. Grazie per essere stati qui con noi stasera, e ne approfitto per rinnovarvi l'invito per i prossimi appuntamenti. Probabilmente lo avete visto da uno dei volantini che erano presenti, penso, sulle sedie, o comunque li trovate sul tavolo in fondo. Tutti i martedì, sempre stesso posto, stesso orario. La prossima settimana si parla di un altro tema molto caldo nel rapporto scienza-società, che è quello delle fake news, quindi delle bufale, ovviamente declinate in ambito scientifico. Ne approfitto per dirvi, sì, un momento solo, certo. Se qualcuno volesse compilare il questionario in forma digitale anziché cartacea, quello è il QR code, lo restituite poi a chi si trova lì sulla porta di uscita. Certo, allora il QR code si funziona, ci vuole un'app o una fotocamera che lo riconosca in automatico, viene fotografato e apre direttamente il link della pagina web dove c'è il questionario. Se ci sono però altre domande dal pubblico anche sui temi di cui abbiamo discusso, i relatori immagino restino a disposizione qui ancora qualche minuto, e l'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie e buona serata a tutti, buona cena.